Grandicelli, il rito del Sacro Fuoco ha dato l'avvio alla nuova edizione della Fano dei Cesari, ricco il programma di eventi. Il programma di eventi è molto ricco, già oggi pomeriggio abbiamo avuto la Fano dei Cesarini e peraltro anche in serata continuerà poi con la cena e le premiazioni che verranno fatte direttamente qui sul Pincio. Successivamente a breve ci sarà appunto lo spettacolo dei gladiatori che chiaramente animeranno in parte la serata. Poi il clou arriverà domani dove avremo tutta una serie di spettacoli che partiranno dal primo pomeriggio intorno alle 17:30 con i ludi per quanto riguarda le fazioni e successivamente degli spettacoli legati alla colonia che chiuderà un po' il tutto e da parte di alcuni figuranti che faranno lo stesso successivamente ai ludi intrattenimento qui direttamente sul posto. E comunque sia abbiamo anche la bellezza insomma del centro storico che viene animata da tutta una serie di ronde che vengono fatte durante il giorno e anche durante la sera, quindi insomma l'animazione e anche il centro storico viene sicuramente reso, viene portato indietro nel tempo di circa 2000 anni, quindi è una cosa abbastanza suggestiva. Poi chiaramente il clou terminerà con domenica dove ci sarà una grande parata con tutte le sfilate delle fazioni e in più anche con la sfilata chiaramente degli evocatori storici con anche uno spettacolo molto particolare che poi chiaramente non dico perché lasciamo un po' di suspense per la domenica per chi vuole venire e la chiusura poi con la classica gara delle bighe, quindi sicuramente un evento ricco di avvenimenti importanti che sicuramente animeranno questo weekend nel migliore dei modi come è stato fatto anche negli anni passati. Chi volesse partecipare alla cena di sabato come deve fare? Per chi vuole prenotare sui social trova tutti i numeri di telefono dei capi fazione e anche sui replica che distribuiamo, che stiamo distribuendo qui durante la manifestazione e domani a mezzogiorno si chiuderanno le prenotazioni. È un grande evento della città di Fano. È l'evento che ci riporta indietro di più di 2000 anni con la nostra storia, le nostre tradizioni. Fano è una delle poche città che ancora conserva quasi intatte le mura romane e quindi è un evento con una grande caratterizzazione storica di rievocazione ma anche un evento molto popolare, sempre partecipato dai quartieri della città dove c'è appunto anche la parte folcloristica e anche della Corsa delle Bighe che ha sempre il suo appeal sia nei fanesi che nei turisti che vengono a visitare la nostra città.